È la nuova moda tra i poker player professionisti e qui a Sanremo è alla sua prima. Parliamo dell'Open Phase Chinese Poker. Andiamo da un top player come Andrea Dato a chiedere qualche informazione. Andrea, in primis, ci puoi spiegare brevemente questo poker cinese? Allora, la cosa più importante da dire per chi non conosce il gioco è che rispetto a tutte le forme di poker, questo è un gioco a informazioni complete, cioè vediamo tutte le carte, quindi non esiste il bluff che esiste in tutte le forme di poker, quindi è un gioco puramente matematico come può essere gli scacchi, quindi di strategia e di incastri, diciamo, da fare un po' di calcoli e decidere come giocare. Senti, qualcuno come Jason Mercier, non a caso, insomma, ha detto che è un gioco rilassante, è vero? Assolutamente, siccome la maggior parte delle scelte in questo gioco sono automatiche, cioè sono molto facili, allora succede che giochi sempre, cioè non ti annoi, come può essere esempio l'Hold'em che quando passi poi devi aspettare, quindi giochi sempre, però in molte scelte non devi pensare, quindi è rilassante da quel punto di vista. E senti, in America è già un must, credi che lo diventerà anche in Italia quasi per soppiantando il Texas Hold'em oppure no? Guarda, io lo spero vivamente, ma non credo purtroppo, perché l'italiano ama il gambling. In questo gioco il gambling è molto ridotto, proprio per quello che vi ho detto prima, non esiste il bluff, eccetera. Quindi mi auguro di sì, ma temo di no. Ok, l'ultimissima, preferisci questo o il polacco? Che differenze ci sono in breve? Beh, adesso preferisco questa perché ci ho giocato di più rispetto a polacco ormai. E polacco è un gioco che a un certo punto tutti i giocatori giocano abbastanza bene e quindi diventa un po' a fortuna. In questo gioco invece è in continua evoluzione, molto profondo, e gli stessi, insomma, Barry Greenstein, che è un guru di questo gioco, dice che è impossibile sviluppare un software che giochi perfettamente a questo gioco. Ciò fa capire che anche per un essere umano i miglioramenti sono infiniti.